rivestiti e poi circa vediamo dopo orario per la cena con capo. Tung, questo qui è il mausoleo di Mao Zedong, quella laggiù è la Porta del Sole. Si sta per entrare nella piazza Tiananmen. Monumento agli eroi del Cina. La terrazza era visitata.
Mirolani traffico, possiamo andare insieme, un sì. Milione per abitanti, e quindi cambiano. Il tempo è... Peccata, eh? Ma non ce n'è un'altra. Però buttare l'acqua bollente. Dai, vedi, vedi. Aspetta, mi ha schifo sta bambina. Allo? Ogni privata la fece costruire un tipo di corona muraria per difendere. Partiamo con sé, capito? Perché dopo vita andiamo a piedi, chiaramente ricciolante. Dove qualcuno vuole fermarsi. Dimmi. Va a fare le guardie. Di tutte queste casse intorno, non mi calma. Ma in questo sì, dov'è? Vedi il video? Ti devi avvicinare? Guarda lui! Il mongolo si è trovato! Già ci sta! Molto
Questa vita. Maletto. Allora, mi decide, guarda. Ma te vuoi andare o non esiste? Hai visto? Fa la goccia del naso. Muore. Qua, è pronto? Film. Film. Come si mette? Io dicevo che sono rotti, stanno tutti giù. Sto tra parrufati, fammi vedere sto osso. Fuori che cosa? Ti piace? Ah, me la devo aggiungare. No, a me il pesce mi piace. Quando c'è il pesce di resti, a mangiare sono di pesce. Ho soffitto di legno. Io le pagai, le comprai 5 anni fa, le pagai 3 mesi, le tasca. Oh, tu ti puoi anche spostare. Ti piaci tutti, se no, che si dirà con il tappetato? Quindi nel questo parata solo ci sono solo 13 tombe degli imperatori. Mentre la prima quella che scendeva. Quella che diceva stava 15 giorni. Sì, sì. Perché ora fai tu ma poi c'è di te. Però dice che te le piangendo a morire? Ma infatti devo dire. Questa non ha nessun valore dall'altro. Che sono impegni morali, non impegni giuridici. Esattamente, un lago, lago artificiale. Questo lago artificiale si dice, si chiama lago artificiale. Thank you.
mostra si chiama Museo Rivoluzionario. La destra è la porta della voce celeste. L'altro si avvede il nostro stemma nazionale. Quello cinesi, quello 4, anche presenta porro cinesi, studenti, impiegati, operai, contadini. Qualche scritto vicino al ritratto di Mao Zedong dice lunga vita della Repubblica Popolare Cinese. Anche un'altra lunga vita della Grande Unione per popolo mondiale. E come l'ultimo imperatore? Stanno a vedere il cavaliere? No, l'ha detto lei. Sì. Ma lei non conta. Sì. L'ho fatto male, sbagliando, ma si prende conto. No. Come si fa? Ma io le trovo apposta. Io lo mettevo lì a letto. Ora c'è lui. Ma che è possibile? La porta centrale si chiama la porta dell'armonia suprema. Durante la ponte la centrale, il centrale per l'imperatore, per l'altro come in questo. Corri, corri! Qui ancora dietro, vicino il cortile delle concubine. Vediamo qua. Sì. Bello tutto però, fallo in lontananza. Fatto. E me li hanno resi.
lunga vita, perché l'imperatrice Cixi voleva una lunga vita e una vita felice. Rispetto a una parola del Confucio, perché Confucio diceva una volta ai suoi discepoli: chi governa con benevolenza può vivere a lungo. Parto figlio di drago. Adesso vediamo questo teatro, quell'epoca dei Cinza, a Pechino c'erano due teatri, cioè stava nella sala centrale, tutti i subini, i trattori stavano nel corridoio principale. Poi questo museo prima era per il mini museo. In questa sala si vede dei oggetti così. Maria! Come
prima di pigiare, ora le è accesa, ora le è accesa, vai ora, vai. Dai ora, dai ora. Maria, oh, ora si incontra l'hotel Pechino. Sì? Sì? Dio. Senza mai, sì. Mangialo però.
Sì, sì. Brucia? No, non brucia. Scusa. Ah, tu, 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 tu. Ecco, prendi. Tanto è la solita spesa, quindi. Sì, ma sotto non c'entra. Ho già fatto. Porta. Maria, andiamo a mangiare tutti. Ne posso fare un'altra, ne ho fatte due. No, io... Del piccolo Ito. Tanti monaci. Erano molto molto contento, eh? Abbiamo questa oca da mangiare. Però capo di loro, lui diceva si poteva continuamente fare il frattore. Ah, va. Un attimo e si fa subito. Si va via. E che c'è da pillare? La cosa dal buco. Excuse me. Hello. Oh, Tieto. Guarda, quella è un cosa. E che fa? Un monaco di Milano l'ha dettato in India con tre discepoli per poter apprendere le lezioni sul buddismo. A est, ancora una ricerca dell'ovest, del sud, non spostate, è originale. Perciò adesso... Non perde la bellezza. No. Sì, questo sicuramente. Perché? Sono le mura di Siam. Siam. Oh, striscia e monti. Dai. Tanto 400 fino alla ragione bellina ventana. Ma che bello, si è preso nel corno a schiare. Io ne gli ha chiesto e dove? Vostra testa. Il nome è rimasto uguale. Tanti, guarda. Voilà, che gente. Come porto la chitarra, se la notte piangerò, è una linea del paese suonerò. Amore mio ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come qua. Thank you.
Come la vuoi mangiare tu? Aspetta. Quello fuori cos'è? Sugna, burro, cos'è? Ma? Non si sa che sia. Quando vanno a vedere le donne nei magazzini, stanno sempre a vedere per comprare. Ilia, le fave, condite, le... No, quello è bello, con quel giallo, quel viola e quel blu, bella, okay. Quei cetrioloni e quei funghi. Questi cosa sono? Ma... Ah, sono i cosi, quelle cime di... O che roba sarà? Bello quel banco là, guarda che bello, hai visto quella che fa il cappellino? Sono vivi, vai, sono banco, sono vivi. Ma poi c'è una pesca finta continuamente corrente e quindi rimangono vivi. E di tre ore volevo dire. Sì, non ci sono. Ci vai. Inizio col dito, Manuela. Fermo, fermo. Fermo. Sergio, mi è passato un carretto congelato, Sergio. Questo pesce è congelato. Come on, boy. È più bellino la
Io di Casablanca. Anche Casablanca sono venuto. Davvero, di nulla Casablanca. No, bella. Si va di lassù a vedere. Neanche difficile. Leonardo cinese. Hai capito? Leonardo. Vedi di qua, sono tutti già in Baviano. Mi chiami bambino. A calzetto in Cina. Lucia? È meglio di te? No, quelle lì. Di seta, no? Dolce di seta. Ma sono più buoni. Guardate, noi siamo chiusi dentro. Sì. Vedi, ha preso le mani, non si fa il primo piano alla mano. Si può fare? C'era dei dolci in vetrina? Sì, no, no, è buono. È buono, non gli troppi difetti, via. Ma buono. Senta. Non me l'avevo preso anche io, guarda. Guarda, oh, la portata la borghetta a bravo subito. Guarda, va. Basta, non facciamo. A me come stamani mattina non so che c'era. Che lo sai? Queste sono delle parti di un palazzo.
sua sede. Questa è una persona alta, vero? Ah, fa cose. Prima sera ce la valeva noi, Sì. La... Quindi sarebbero 14.600. Era per dire la porta. Come si chiama? Siamo insieme. Questo la muraglia cinese. Ah, no, attento della cinepresa, che potrebbe venire anche. Bene, bene. Siamo venuti. Tieni, io non so fermi. Vai, vai. No, la ripresa. E quando la gente della difficoltà viene qua a chiedere qualcosa, questo vale, allora c'è, ecco. No. Io credo di no, non lo so, guarda le carte, che grande. Yang, come si chiama questo fiume? Yangtze, fiume azzurro. Fiume azzurro. A Baia.
Eccola, guarda qua. Siamo lì, qui siamo un'altra volta una pelina. Siamo qui, ci sarebbe. Ma poi tutti, a me mi piace sempre il solito bastone. Ma qui vedi, ci sono piccole serate, Giovanni dice noi di prima abbiamo visto un mesimo. Buongiorno a tutti, eh. Buongiorno. Siete, buongiorno, siete arrivati a Shanghai, alla stazione ferroviaria di Shanghai, ovviamente siete benvenuti anche a Shanghai, sono la guida locale di Shanghai, mi chiamo Zhou, Z-H-O-U, Zhou, come la guida per gruppo, tutto gruppo, in realtà noi qui abbiamo più di 13 milioni di abitanti, perché ci sono molti turisti, ci sono anche molte persone che vengono dalle altre zone, altre province, diciamo, per fare il lavoro, 50.000 portuali, 50.000 su giù. Otto la percentuale del valore della produzione, però quindi stiamo mettendo tante altre nuove industrie. Poi abbiamo anche fatto una nuova zona. Sì, c'è tutto. No, stiamo facendo adesso. Per adesso
troviamo tutte le... Certo, una città molto industriale, vedete, ci sono tanti negozi, tanti grandi magazzini. Qui siamo già al centro della città. Eh sì, che casino. Proprio qui. Questa è la via Nanchino. Qui è il punto più centrale della città. Questa è la via Nanchino. Poi oggi è sabato, molti hanno finito lavoro nel pomeriggio e domani è domenica. Adesso noi proseguiamo, cioè cominciamo a fare la visita a Shanghai. Nel pomeriggio, come ho detto prima, oggi però ma questa è scena. Questa è la casa da te. Casa da te. La casa da te dove si prende il tè. No, perché dopo sì, ora la funzione è da la fisica per le forme. Sì, tutta la scena. Non scaracchiare, non scaracchiare. Adesso mai perché? Che c'è quella? Che si trova sulla città vecchia. Allora è del buon figlio? No, com'è? Giardino com'è il mio? Buon trattamento ai genitori. Come mettevano insieme due pietre? Usavano... Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.
sempre storie di cose. Si guarda anche forse poi! Dipende proprio! Queste regate cinesi, forza cinese, visto? Ma questa via la va fatta a piedi. Si perde, con tassi ci si perde. Ma il tassi l'albergo ci lascia e poi un'altra. Comunque Shanghai è bellissimo. Questa è la grande muraglia di gente.
nessuno attaccia la mia presa. Chiatte, ci sono, no? Ci sono. Guarda, questo qui però è bellino. Che bello, però, fate un pezzetto. Era bello fatto, aspetto qui. Non c'è nemmeno una chiatta. E c'è una spagna. Ma questi turisti da ridere, sono fatti da vedere. Ma con la macchina. Quasi tutti. Attesa. Ci siamo a portare assieme, ragazzi. Dove dice il mercato? Lucia. Un modo di dire cinese. Dice che sul cielo c'è il paradiso, su terra c'è Hangzhou. Vuol dire che Hangzhou è un paradiso terrestre. Non so, non lo so. Piaceva a lei. Per fortuna quel giorno c'era il macello. Guarda questo, guarda. Guarda la mia di questa. Toccatemi qui. Vai, ti dico che non qua c'è anche lei verdi? No, no, è sua sorella. Capelli uguali. Preferiamo di chiamarla stupa, perché stupa è quella di stile indiano. Allora conti dopo te. Questi sono tre piante, fanno la piccola foresta, vedi? Ci si entra? C'è chi fischia? Si entra? Avete avuto la volontà di mettere una sola. Un attimo di silenzio. Una sola. Un attimo di silenzio. È la musichina. È la musichina. Accidenti. Non suona così. Perché è troppo fine, troppo grosso.
Mi dispiace, mi siamo messi. C'è un coltello solo. Sono 8 pezzi. Qualcuno la prende più piccola. Vogliamo vedere il suo sorriso. No, io vi ringrazio, ma non sono abituato a queste cose. Ma l'augurio è in cinese. Riprendi quella in cinese, gli auguri in cinese, Sergio. Vi ringrazio tanto. Sergio, gli auguri in cinese. Sì. Faccela che posso circolare, no, non fa soltanto, prendi anche un po' le persone. Guarda che le persone la fanno. Però quando mi dà la vita in cinese io. No, senza che fate per la mangiare. La casa che ci ha lasciato venire tutti i cosi. Non si sentirebbe mai il bosco di tutti i giorni. Manco, manco piattina. No, quella è mia. È molto amarello, eh? È molto amarello. Grande, è molto amarello. Il dolce, il dolce. Sembra buono, dico. Io non mi prendo di me. Non mangiamo mezzo. Questa sinistra è nazionale, anche statale, eh? Guarda sui tetto lassù anche. Questa sinistra è tutte. Noi ce ne freghiamo di quella mangiare, l'immagine è da me diverso. Il rinvoltino. Ha messo la salsa? La salsa ce l'ha messa. Ce l'ho messa. Il rinvoltino. Guarda, zan. Ora. In bocca. A casa si fa l'anatra da casa, perché. Si parla
Scusate amici, si chiude così il nostro viaggio in Cina, che credo sia stato tutto per me ma anche per voi un viaggio splendido, per quello che si è veduto, per questo mondo eccetera. Ma io credo che i nostri viaggi sono belli anche perché si crea un clima d'amicizia, perché le cose viste da solo l'hanno un sapore, viste insieme agli amici ne hanno un altro. È come se uno prende questa bottiglia di vino e la beve in casa sua da sé solo, è una cosa così. Se io questa bottiglia stessa di vino, con lo stesso vino, la bevo con quattro amici, è tutta un'altra cosa, perché c'è un rapporto. L'uomo è uomo per tutti. Noi siamo un po' disorganizzati, si fa le cose così perché ne può tempo perso, perché mi può aiutare Zaffino, mi può aiutare il maggiore. Però a parte da un po' di certa disorganizzazione, però nelle nostre cose ci si mette l'amicizia, che è la cosa più bella di questo mondo. Ora io dicevo, ecco, che la gioia di stare insieme bisogna recuperarla, perché è uno dei valori fondamentali, riuscire a recuperare la gioia di stare insieme. Quando ci si vuol bene siamo amici. Quattro bischierate, scusate la frase, non ne sarebbe proprio sacerdotale, va bene, quattro bischierate, siamo stati, e ci divertono, ci si sta bene, perché siamo amici, non per le cose in sé. E questo è il valore che credo bisogna recuperare. Allora io, in questo viaggio si è avuto tanti compleanni, più di sempre, le cite di questo tempo bisogna non le fa più. Il compleanno l'ho fatto io, da vecchio ormai, mi ci voleva tante delle candeline, che la bontà degli amici ne hanno messo una sola azzurra e hanno chiuso senza ricordare, hanno chiuso una e bene una. Allora facciamo la somma, poi c'è il dottore, no, sì. Va bene, insieme al dottore c'è Ricci Mario, che non ha poi tanti meno anni di me. Vai. C'è l'avvocato Lilli, c'è la signora Sansoni, c'è qui l'amico Giuliano, poi c'è chi c'è poi. Degli anni di vita non si fa, perché io ci guadagnerei, io ci sarebbe meglio, ci guadagnerebbe di più, il professore sarebbe meglio, ci perderebbe di più, si viene i nostri. Comunque questa gioia dell'amicizia è una cosa molto bella. Insieme a noi le facciamo gli auguri anche alla signora Cammarata, che gli anni gli finisce lunedì, quindi la vostra magnanimità, perché ci avete permesso di venire con voi, e quindi questo ci è stato così gradevole, la voce c'ho quella che ho, è stato così gradevole che vorremmo che fosse ripetuta, e pensando che a voi vi stesse bene. Certo, certo. Sei pronti? Yeah.